Carlo De Tommaso approda al primo posto di un felice viaggio romantico. Il fidanzamento con la gentilissima Lisa Fontellen vuol coronare un felice incontro e suggellare un amore puro, sincerissimo, disinteressato. Eccoli lì i nostri due futuri sposi, che forse non sentono nemmeno il mio augurio sincero e commosso. Papà Fontellen, amico burlone di tante simpatiche ore, sii soddisfatto d'aver deposto la tua piccina in un bel nido, anche se più terrestre di quanti tu sia abituata a frequentare. Cara purissima Lisa, quanti di noi qui presenti ti sentirono vagire appena nata ed è già ora di consegnarti tra le braccia di questo simpatico ladro di bimbe. Carlo, in guardia, ti consegniamo una gemma che nelle tue mani... Cocò, hai visto? Al fidanzamento sono volati i bicchieri, se si sposa voleranno le teste. Vai. Mai, tu non potrai. Mai, tu non potrai. Mai, tu non potrai. Liberarti di me, tu non potrai. Mai. Liberarmi di te, io non potrò, no. Fino al giorno che vorrò, fino a quando io potrò, tu sarai legato a me. Perché, perché, perché sarà un caso discutibile, il mio cuore è irremovibile, sono tanto innamorata di te, sono pazza di te. Liberarti di me tu non potrai mai, sino a quando io vorrò, fino al giorno che potrò. Liberarti di me tu non potrai mai, tu non potrai mai, tu non potrai mai. Aspettami in ufficio. La carabina sposta 2 mm sulla sinistra, fa correggere la mira.
Madonna, quando sta nervosa. Prima mi fa spostare il mirino perché vincevano troppe bambole. Adesso mi fa pure i rimproveri. Brava! Ci vuole pazienza. Cretina, la carabina si controlla tutti i giorni, si sa, è regola di bersaglio. Ma questa è un'industria che finisce. Non c'è materiale umano. Osvaldo, poche definitive parole. Se entro 24 ore non avrai effettuato tutti i versamenti della settimana, non globalmente, ma zona per zona, con tutte le ricevute e pezzi d'appoggio dei responsabili di zona, io ti denunzio. Ma noi i versamenti li abbiamo fatti sempre in conto globale. Perciò ti sei comprata la 600. Se ti compravi la bicicletta io non me ne accorgevo. Osvaldo, sei un imbecille. Ma io la 600 me la sono fatta con i miei risparmi. Con lo stipendio che ti passo io non si possono fare risparmi, allora? Tutti in una parte di Taranto, Bisceglie e Fano devono avere una contabilità a parte divisa da quella di Roma perché è dal calderone che escono le 600. Non mi maltratti, non mi faccia del male, non mi dica niente. Io ho avuto la suocera tanto malata e ho dovuto accompagnarla in ospedale. Ci sono le autoambulanze. E quella è tanto scorbutica che non vuole andare con l'autoambulanza. Osvaldo, il furto è ammesso entro i limiti del 5%. Sì. Se raggiunge il 25% è truffa. Sì. Allora avverti i miei 40 dipendenti, uno per uno, che io li licenzio. E a te ti mando in galera. E adesso va via, via, che ho altro da pensare. Arrivederci. Avanti. Tu come ti chiami? Manufatti Enrico. Sì. E tu? Scanozzi Giovanni. Bene. Tu? Angelo Serafino. Sì. Tu? Gualandi Gino. Da sostituire. E tu? Arcidiacono Egidio. Tu? Rispondi? Palazzoni Spartaco. Tieni in esercizio col megafono e sempre a disposizione. Via. Signora Fatma, io l'ho aggiustato, guardi un po' lei se va bene. Va via, cretina. Gliel'avevo detto. Che il matrimonio non l'ammetto. E non ridere. Incosciente. Fatma, che vuoi che sia? È un portafortuna. Lo vuoi vedere? Ecco. La manina di Fatma. Stai dicendo una bugia grossa così. E come tutti i palloni gonfiati troppo, ti scoppierà in mano e ti farai male. Fatma è un nome di donna, è anche brutto. Ed è il tipico nome delle donne che portano via gli uomini alle altre. Io vorrei che un ciclone, un uragano si abbattesse su questo mondo e trascinasse con sé tutte le donne che sono entrate nella tua vita. Io le odio tutte, 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 tutte. Io credo che ci sia troppa differenza d'età fra me e te. No, perché io mi sento male. Ti senti male? Innanzitutto questo modo di parlare non ce l'hanno più nemmeno le bambine di 8 anni. Tu ce n'hai 21, ancora stiamo a fare gna 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 gna. E parla bene, no? Te l'ho detto, non esiste nessun'altra donna. E se porto questa portafortuna è un fatto di superstizione. Sto facendo di tutto per liberarmene. Allora, se vuoi sostenere che non hai mai avuto un amante, sappi che questa a me non va giù, perché a me l'uomo mi piace con l'esperienza. Lisa, fa gna 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 che è meglio. Ma cos'hai, Carlo, oggi? Tu non mi vuoi proprio bene, ecco. Lisa, c'ho anche altre cose per la testa, hai capito? Che cosa? Questo fatto che papà tuo mi vuole dare questo posto in Svizzera. Si sa, io ho 37 anni, non posso vivere come un ragazzo. Mi devo sentire necessario. Ma Carlo, se papà fa tutto questo è perché mi adora e lo farebbe con qualsiasi altro uomo io volessi sposare. È proprio questo che mi dispiace. Io non posso vivere fino alla fine di riflesso. La vogliamo smettere di fare il signor Broncioloni? Lisa! Carlo, baciami. Lisa! Sei una maialona! Te lo dice Fatma! Lisa! Sei una sporcacciona! Te lo dice Fatma! Lisa! Sei una disgraziata! Te lo dice Fatma! Lisa! Sei in peccato! Vergognati! Te lo dice Fatma! Sei una sporcacciona! Lisa. Lisa!
Lisa! Lisa! Lisa! Lisa, sei una dannata! Te lo dice Fatma! Lisa, sei una maialona! Te lo dice Fatma! Dottora, dottora, dottora! Maialona, 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 maialona! Lisa! 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 Lisa, ti voglio spiegare! La spiegazione te la do io. Un uomo e una donna vivono insieme 15 anni volendosi bene e poi l'uomo un bel giorno si sveglia pensando che lui, poverino, deve sposare una ragazza per mettere su famiglia. Vedi che torna tanto poco che non può succedere? Perché no? Sono ancora giovane. Abbiamo la stessa età. O hai deciso che i miei contano il doppio? Quando ti è venuta quest'idea? Si sa che per un uomo è diverso. Non si sa niente sull'argomento. Comunque non è il caso nostro. Chiaro? Allora io non sono libero di sposarmi. No. Andiamo, Fatma, ma l'amore dura il tempo che dura, poi finisce. No. Come non finisce? Non finisce. Ti sono sempre stato fedele finché stavo con te. Il rispetto totale proprio. Hai fatto male? Adesso me lo dici. Anche sfacciato. Lo sai che io ho sempre saputo tutto. E allora perché ti metti solo ora a fare tante storie? Perché se non sbaglio è la prima volta che ti fidanzi. Non essere drammatiche, ci possiamo vedere qualche volta anche dopo, no? Sei un uomo senza morale, lo sei sempre stato. Adesso questa ragazza la sposi per i soldi, per il papà svizzero, chissà perché. Sono innamorato invece. Non è vero. Lo saprò io quello che provo, no? Lo so io, se permetti. Vuoi che ti faccia la diagnosi completa? Smettila! Ma insomma, che vuoi? Voglio che il padre della sposa venga qui da me, dalla tua ex amante, a chiedermi la tua mano. Ma che sei pazza? No, perché? Tu il padre e la madre non li hai? Chi ti ha voluto veramente bene al mondo sono io. Allora non me lo merito? Vabbè, te lo meriti, te lo meriterai. Ma non è possibile, è impossibile. Allora portami qui la tua Lisa e stai a sentire che cosa le dico io a quella schifosa. Tu mi vuoi ridurre alla disperazione, a lasciare Lisa, a rinunciare al matrimonio. L'orgoglio femminile vuole la sua soddisfazione. Fatma, sia chiaro una volta per tutte, io te lo giuro, non lo so su che cosa. Puoi fare quello che ti pare, ma io con te non ritornerò mai più. E io ti denunzio. Che fai? Ti mando in galera. Fatma, che vogliamo continuare a scherzare? No, fa come vuoi. Allora mandami il papà della sposa, io lo aspetto. Cattiva. 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 Mai ti darò questa soddisfazione. Ridicolo. Tanto qui devi tornare. No,
stasera, appena chiudo il padiglione delle meraviglie, prendiamo il treno che viene da Bari. Altrimenti ci tocca andare a piedi fino a Trani. Io non ci parlo a lui, al padrone, sai. È così innamorato che non mi lascerebbe andare. Mi vuole sposare. Mi vuole regalare tutte le giostre. E anche il tirassegno. Ah, peccato. No, amore. Vali più tu di 100 tirassegni. Dove ci sposiamo? A Napoli. A Bologna? Su nel nord. Siamo senza soldi. Eccoli. Un po' di incasso di qua, un po' di incasso di là. Magari verrà sul giornale. Vai a terra del Luna Park, ruba per amore. Mi sposi, Gioia? Quando ci sposiamo? Mi metto il vestito bianco. Rispondi, amore, Musino. Rispondimi. Ma perché? È una cosa che bisogna decidere subito. Scena, amore. Se non faccio l'esercizio, devo restituire i soldi al pubblico. Lo dico per te, sai. Altrimenti non ti posso regalare la bicicletta. Allora, lo fai tu o lo faccio io? Dopotutto è un'idea tua, no? Cosa? Bruciare il tendone, no? Per pigliare l'assicurazione, no? Perché non cominci tu a buttare il fiammifero intanto che io sono sul trapezio? Tanto chi se ne accorge che non ci sei? Non ci sei mai? Ormai non stai più neanche alla cassa. Ce li hai, fiammiferi? Sì, 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 sì. Ciao, amore. Bocca al lupo, amore. Attento a non bruciarti la manina, amore. Che sia un po' di rimorso. No. E perché? Sette goulash per la 12, ancora 8 kai per la 8. Carlo, amore, non stare qui, altrimenti mangi il goulash e ti viene la colite. Che idea che ho avuto di mettere su il ristorante ungherese? Fra 6 mesi lo vendo e compro il primo Luna Park. Così festeggeremo il nostro anniversario sull'otto volante. Quale anniversario? L'8° anno che non mi sposi. Perché parli così? Perché se non mi credo la zigana, addio colore locale. Ma di la verità che ti piace anche a te, mi hai chiamato Mezzi anche a letto. Certo che ne abbiamo fatte di cose insieme. Tante. Amore? Sai che ho pensato che noi non ci divideremo mai perché siamo amanti e anche amici. Non è l'ideale fra noi? Essere come siamo? Amanti e amici. Amanti e amici. Pronto, chi è? Io. Non è chi dorme. Ci siamo lasciati così male. Ti ho detto cattiva. Santa mia, perdonami. Come faccio ad operare ancora questa parola? Senti, ho pensato che nella mia incoscienza, perché ti spiegherò un giorno, è vero quello che hai sempre detto. La nostra amicizia è veramente una cosa straordinaria. No, mica tutti ci riescono a conservare questa cosa bella al di sopra di tutto. Pronto?
Sì, pronto. La cosa bella al di sopra di tutto. Sì, ti ho chiamato per dirti questa è un'altra cosa. Sto male, l'attacco di colite. Chi lo dico se non a te? Che mi facevi prendere, amore? Cos'è, l'attacco e dolori preliminari? L'attacco. Allora busco pan e acqua calda. Grazie, Gioia. Hai visto, amore, che con tutto che ci siamo lasciati definitivamente, se ho bisogno di aiuto, io, Carlo, a chi mi rivolgo? A Fatma, l'amica mia, la sola. Non ci siamo lasciati affatto. Come lo conosco. L'attacco di colite. Già. Helen? Sì, signora. Hai scritto? Spettabile fatta Turchina, San Deodato, Udine. Le bambole ultimamente fornite ai nostri tiri a segno sono troppo costose perché eccessivamente ingioiellate, fornite di inutili capi di biancheria, nonché di scarpine di vernice. Zitta! Tu hai scritto? Signorina Fontellen Elisa, fidanzata delicata e gentile, lei sembra ignorare che l'uomo è fatto di carne e ossa, perciò è più che giusto che ascolti chi più maturato dall'esperienza di quella carne e di quelle ossa conosce gli intimi travagli. Bene, avanti Helen. Vi rimando perciò l'intera fornitura che vi prego sostituirmi raddoppiate in bambole nude, scalze con cappello corto e stampato. Zitta, avanti tu. Il suo Carlo, apparentemente così robusto, è da anni affetto da quel noioso disturbo che si chiama colite, che la donna che gli sta accanto non può ignorare. Perché entra a far parte per molte ragioni del quotidiano convivere. Bene. Fai la stessa lettera per gli ombrellini che ci fanno a Cremona. Come devono essere? Di carta crepe non giapponese. Avanti. Purtroppo tutti i mali della digestione si riflettono sui denti. Per ora 3 soli denti del suo Carlo sono finti, ma se il pericoloso trauma gengivario continua saranno presto tutti. Sarebbe spiacevole anche per il lalito. Ah. Sono arrivato qui. Bene. Helen, fai gli indirizzi sulle buste. Allora scrivi. Il povero ragazzo è inoltre affetto da sonnambulismo congenito e va perciò fatto dormire in camere disadorne e prive di suppellettili. Onde evitare inevitabili attimi di violenza che seguono ogni crisi notturna. Basta così? Fai indirizzo e testo con lettere ritagliate dai giornali. Espresso a mano. Mamma, nella lettera c'è scritto che Carlo è affetto da sonnambulismo congenito. Se è vero che è sonnambulo, io ho paura. Anche se è vero che è sonnambulo, tu non ti svegli nemmeno con le cannonate. In questo sei tutto tuo padre. Mamma, il salotto lo fai come vuoi tu, ma la stanza da letto io la voglio tutta rosa. No, il rosa non mi piace, ma perché un bel verdino non sarebbe meglio? Mamma, l'orsacchiotto è rosa. Desiderano, signora? Tappezzeria, vorremmo vedere dei tessuti. Sul chiaro, per una camera da letto. Prego. Grazie. Qui possono trovare tutto quello che vogliono. Ecco, questo le piace. Oh no, questo campionario è così triste, non è qualcosa di più allegro? Ecco, sì. Le mostri il campionario delle musse alle svizzere. Bene. Come dice, scusi? Ho detto di farle vedere qualcosa di più allegro. Questi commessi non hanno nessuna sensibilità. Come si fa a vedere la signorina e non capire? A quando le nozze? Mette su casa? Oh, com'è complicato, signora. E il velo già pronto attende impaziente l'ora fatale. Veramente fatale, si arriva quel giorno stanche, morte. Giusto. Giustissimo, signora. Ha veramente ragione. E lo sposino? Com'è? Coetaneo? Un pochino più grande di me. Sano? Abbastanza. E i mobili? Ah, già provveduto, tutto acero bianco. Bianco, bianco. Tutto bianco. Signora, mi scusi, ma queste cose mi commuovono sempre. Sa, il mio velo io l'ho portato un'ora sola. Io sono vedova. Sono rimasta vedova giovanissima. Ma è lì ancora, sai, il mio velo. Io non l'ho mutato in un abito da sera. È tutto ricamato di gelsomini bianchi, a mano. E ogni tanto uno d'argento. È lungo, lunghissimo. Ci si può strangolare dentro. Come? Ah, dico per dire, sa, signorina. Poi ci sono i paggetti che lo reggono. Cara, mi faccia un piacere. Non mi dica di no, la supplico. Lo prende lei il mio velo. È la destinazione migliore che potrei immaginare. Signora, ma non è possibile, non potremo mai. Signora, mi dica di sì, cara. Sì, le lascio il mio numero di telefono. Ecco.
Arrivederci. Vi aspetto domani per il tè. Alle 5, fra donne. Grazie. E non mi dica grazie. Me lo dirà il suo fidanzato. Conosce la signora? No, signorina, mai vista. Ah, no, queste no, le conosco. Allora gliene faccio vedere ancora. Lo vedi, Lisa, al giorno d'oggi esistono ancora delle donne straordinarie. Il mondo non è così cattivo come si crede. Eccomi qua. Ciao, amore. Ciao. Mamma? Che? Carlo, è una signora meravigliosa che abbiamo conosciuto qui. Andiamo via subito. Ma Carlo, siamo diventate amiche. Subito via, ti ho detto. Ma Carlo, che cosa le ha preso? Siate oggi? Più prudenti prima di fare delle amicizie equivoche. Carlo, io non le permetto. Senti! E se lo vuoi sapere, domani mi regala il suo velo da sposo, trapunto di gelsomini. Lisa! La mano di Fatma arriva dappertutto. Ma che devo fare? Che devo fare io? Cos'è? Un angioletto? Oh, che bel bambino. Vieni, vieni. Anche a te tanti bei baci. Andiamo via, reverendo. Lo lasci fare. Esdalozzi, telefono questa sera a casa. Ordine servizio per domani, ora devo andare. Signori. Caro il mio Carlo. Io non ho più capacità di giudizio. Tu non puoi immaginare di che cosa sia capace, Fatma, è la fine, è la fine. D'altra parte ha ragione anche lei. 15 anni te la sei tenuta. Una donna dopo 2 anni si pianta, te lo dico io che ne ho conosciute tante. No, è inutile che cerchi di consolarmi, sei troppo buono. Sei un essere superiore, papà. Papà. Lisa, ti può essere figlia? Vabbè, sì, certo. Ah, lascio tutto. Me ne vado, non sono degno, sono pure troppo vecchio. Ma no, dico per dire, non fare delle tragedie. Invece hai trovato la donna della tua vita, perché lì sei una ragazza che vale. E va bene, daremo un po' di soddisfazione a questa signora. Com'è, eh? Beh, simpatica era simpatica. Volere che padre di tua futura moglie vada a chiedere tua mano, io scusa, trovo straordinario. Però, se rifletti, in sua follia non è una cosa sbagliata. No, per essere una donna originale è originale, ma troppo. Poi le donne sono tutte e soprattutto un gran divertimento, prima del matrimonio, certo, perché poi ci sono altri vantaggi. Non si può pretendere tutto. Con la moglie mangi in silenzio, prendi caffè in silenzio, vai al cinema in silenzio e la sera spegni la luce e stai in silenzio. Con Fatma si parla sempre. E poi il bello è lasciarle. Sai che ti dico, ci vado volentieri da questa signora, perché l'abbandono nei rapporti con la donna è sempre la cosa che mi è più piaciuta. È che quello non è il tipo che si fa lasciare. Perché non ci sai fare, troppo tempo senza esercizio. Invece devo dire che io sono sempre stato come un toro quando vedo rosso. Quando le vedo piangere, attacco. Sì, però se vuoi vederle piangere bisogna stuzzicarle, esasperarle, ingelosirle. E allora piangono. Io Fatma non l'ho mai vista piangere. Figurati che quella non si scompose nemmeno quando successe il fatto delle montagne russe. Cosa russa? Cosa questa è successa? Cosa questa? Se le portò via una tromba d'aria a Rimini. Ah, donna de carattere. E allora la cortesia è l'arma più sicura. Se la sali con gentilezza la sorprendi e nella sorpresa hai la meglio. Ah, ci vado, mi diverte la cosa. Ich liebe dich mit Herzen und mit Schmerzen. E che significa? Ti amo con amore e con dolore. Non avere preoccupazioni, sistemerò io il tuo passato. Abbi fiducia. Liebe dich, Blumenschmerz, lieben Herz, Blumenschmerz. Barone Frederik von Tellen. Batman Joy, molto lieta. Sapevo che sarebbe venuto. Per questo ho tardato tanto a fare il mio dovere. Ma è tutto pronto, sa?
Così avrò la coscienza pulita e il piacere di averla conosciuta. Ah, sono un uomo abbastanza di mondo perché la cosa mi diverta. Quando Carlo è venuto da me tutto turbato. Chi? Carlo. Oh, Carlo, sì. Ah, barone, mi scusi. Allora io ho calcolato, diciamo, una ventina di bicchieri, 4 bottiglie, 8 piatti da dolci e poi ho calcolato anche la riparazione del cassone dell'acqua. Io ho esagerato un po' nella sparatoria. Oh, no. Mi è venuto un totale di 77.000 lire. Mi dica, barone, perché così poca gente una festa di fidanzamento poteva essere più allegra? Mi sarebbe costata un poco di più. Non prende l'assegno, barone? Signora, io non sono venuto qui per... i soldi, vero? Sì, si dice sempre così e poi si prendono. Del resto lei ha subito un danno e più che giusto riparare. Davvero? Perché così poca gente? Ma c'erano i nostri amici più intimi. Poi Carlo non ha voluto invitare nessuno. Certamente. Non poteva invitare me. E neanche, diciamo, il mio autista. No. E neanche la Mariuccia, quella mia zia con la barba. Sa, lei non può radersi perché lavora tutti i giorni. Pardon. Ma lei sta tanto bene. Grazie. Siamo i suoi unici amici. Ah, veramente, lei è molto affezionato quel giovane. Sapesse come parla di lei. Vede, è per questo che mi ha facilmente persuaso a... Ah, guarda. Tante volte uno si immagina il peggio, poi nella vita si hanno delle belle sorprese. Che cosa le ha detto Carlo di me? Oh, della sua intelligenza, della sua eleganza, della sua generosità. E niente altro? Barone, la vedo un poco imbarazzato. Bel panorama qui, eh? No, è orribile. Infatti mi devo decidere a cambiare casa. Peccato, così graziosa, calda. Come? Oh, no, non vede. È mezza vuota, mi è antipatica, non mi piace. Io sto bene solo nel mio ufficio perché ha sotto le ruote. Io sono saltimbanca. Non mi piacciono le fondamenta. Che uomo silenzioso. Il contrario di Carlo. Ah, lui tutto il giorno. Fatma, hai 1.000 lire, Fatma, dammi la 10.000, Fatma, sto male, Fatma, spogliati, Fatma, oh! Mi crede, è quasi un riposo adesso. Ma lei ha qualche cosa da dirmi ancora? Sentiamo. Signora, signorina, io ho una figlia. Ah, cocco mio, questo lo sapevo. Si è fidanzata con quel signore che conosco tanto bene. Ma insomma, signora, è stata lei a pretendere che io venissi qui a chiedere la mano di Carlo? Io sono venuta. Ecco, gliela chiedo. Ce la dà? No, prego ripetere. No, forse sto sognando, non è possibile, non mi dica. Ma come ha creduto che facevo sul serio, Carlo? Sono 10 anni che facciamo scherzi a tutto il mondo, non è possibile. Abbiamo mandato uno in Cina per uno scherzo e lui non ha capito. Ma allora è completamente rincretinito. E come, signora, lei se permette anche di prendermi in giro. Io mi permetto. Io mi permetto quello che voglio, sa? O si vergogni? Venire qui a chiedere la mano del suo futuro genero alla sua amante. Ma si vergogni, pensi a quella povera ragazzina. Ma vada via, vada a fare un bagno freddo. Un uomo come lei, cose dell'altro mondo. Vecchio, rincretinito, stupido, scemo! Povero Miccio, amore mio. Non ti mando in Svizzera. Non rispondere al telefono per nessuna ragione. Io vado a vestirmi perché devo uscire.
Signora, signora, almeno lei mi stia a sentire, mi faccia spiegare. Non c'è niente da spiegare, oppure si spieghi col vigile. Signor vigile! No, 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 no. Senta, io non ho nessuna colpa. Signora, se... Ma che sono diventato un lebbroso che tutti mi sfuggono? Da una settimana non riesco a spiegarmi con nessuno, mi si chiudono le alabarde in faccia. Si chiamano i vigili, i telefoni sembrano bloccati. E a me non mi si fa più uscire. Sono prigioniera di questa maledetta casa, tutto per colpa tua. Sei un debole, sei un vigliacco. Non ti sai liberare da una donna che ti ricatta. Sei un vecchio incapace, io non ne posso più. Fai qualcosa o io rinuncio a te. No, amore, se tu mi lasci io faccio una pazzia. E allora falla prima che io ti lasci. Ammazzala, ammazzala, quella donnaccia. Sì, ma stai calma che qua c'è gente, eh? Ciao, amore. Cos'è successo? Non so, vogliono ammazzare una donna. Ah. Buongiorno. Scusa. Apri, Fatma. Aprimi! Sì, lo so che ci sei. Guarda che io non mi muovo da qua. Fatma, io ti spacco la faccia! Carlo, stai calmo, non ti agitare, ti ho già sistemato. Fatma, io ti denuncio. Cocorito, fa la ragione. Ah, sì, figurati quello. Signor commissario. Signor commissario, aiutatemi. Che c'è? Che è? Chi siete? Da dove siete entrato voi? Te già hai fatto un passo, la domanda candidamente è entrato. Ho bisogno di parlare, abbiamo gente. Questo è un ufficio di pubblica sicurezza, urgente che sia. C'è un piantone pagato apposta dal ministero. Sì, ma io ho bisogno del vostro Sì, signore, vi facevate annunciare. Perciò siamo qui per aiutare i cittadini, ma i cittadini ben educati. Non come voi, scranzati e pazzi. Pazzi? Cos'è pazzo? Avanti, sedete. Sedete e dite che cosa volete. Questo è un ufficio di pubblica sicurezza. E voi siete entrati come in un bar, nella cantina. La porta è aperta. Lo siete spaventati? Beh. Mannaggia, mannaggia. Ma ci prendiamo una bella tazza di caffè. Saluzzo. Comandante. Un bel caffè bollente, subito, vai. Signor Fede. Io pure mi sono spaventato. Io stavo con quella rosella in mano, capito? Tutto insieme. Signor commissario, siete entrato come un bolide. Non bisogna mai lasciarsi prendere dai nervi, Se tutti vedete e osservassero questa regola così semplice, quanti guai meno, quanti delitti evitati. Beh, ora facciamo una bella parlatina tra amici e poi vediamo in che cosa posso esservi utile, va bene? Signor commissario, il mio è un caso incredibile, disperato. Io sono troppo amato, signor commissario, e l'amore, quando è incontrollato e supera i limiti della sopportazione, diventa pericolo. Io sono in pericolo, signor commissario, e voi con la vostra autorità dovete salvarmi, proteggermi. Sì, certo, aiutarvi. Scusate, una piccola formalità, ma io devo sapere chi è che mi sta confidando i suoi imbarazzi. Ah, sì, il mio nome? Già. Carlo De Tommaso. Carlo De Tommaso. Un momento. Gianmaria De Tommaso. Gianmaria Carlo De Tommaso. Gianmaria Carlo De Tommaso, via Colbert 17. Siete voi? Sì. Oh, meno male, oggi una ne va bene. Per favore, dammi la Pantera 115. Ah, Zaccaria, sei tu? Torna indietro, va. Si è presentato spontaneamente. C'è pure l'altro fascicolo a portata di mano. Che fortuna oggi. C'è una denuncia contro di voi della signora Fatma Joy. È lei. È lei che vi denuncia per furto continuato. E ci sono 40 testimoni che confermano i furti. Tutte testimonianze firmate. Signor De Tommaso, lei mi crede, 50 anni di carriera, è la prima volta che mi capita un caso con 40 testimoni, tutti concordi. Carlo De Tommaso, vi dichiaro in arresto. Oh, ecco il nostro buon Saluzzo. Il caffè. Ed ora vediamoci sta bella tazzola di caffè. Forza, coraggio.
No, non così, amaro, vi avvelenereste. Su, giratelo. Ecco. Su, su. Vedete se il caffè è ben zuccherato, se no mandiamo a prendere altro zucchero, eh? Salluzzo, soccorretelo prima e poi portatelo dentro. Fat mangioi, prego. Ah, carino, spazioso, pulito. Amore mio, non ti devi avvilire, questo è luogo di meditazione. La solitudine ti aiuterà a distinguere il bene dal male, a riconoscere i tuoi errori, a ritrovare la felicità perduta per un incidente minorile. Fra 6 mesi, quando uscirai di qui, sarai un uomo nuovo. Del resto, cosa può succedere in 6 mesi? Che il mondo cambi è probabile. Che gli americani vadano a finire sulla luna, anche questo è possibile. Ma quello che è certo e immutabile è che la tua Fatma ti aspetterà sempre con le braccia aperte. Un'altra piccola formalità da adempiere per il tuo bene. Ecco, questa lettera indirizzata ai Fontellen. Io non voglio che ti sappiano in questi luoghi, sai tesoro, preferisco che ti credano in viaggio di piacere in India. Allora, appena l'avrai firmata, io la manderò a quel mio fornitore di serpenti a bombe e lui la rispedirà ai Fontellen. Ti prego, amore, gioia, tesoro, musino, leggi. Lisa, non ti ho mai amata. È stato un fuoco di paglia. Dovrei serbarti rancore per avermi distolto dall'unico vero grande amore della mia vita. Ma non posso perché lei, Fatma, generosa e buona, non me lo permetterebbe. Farei più male a lei che a te. Ella ha saputo inghiottire i bocconi amari che io, stupido, le ho ammannito. Come solo le grandi dame sanno fare, Fatma mi ha perdonato e ha saputo ricondurre la pecorella smarrita al suo ovile. Ti prego, se ci incontrerai in avvenire, non salutarci, sarà meglio per tutti. Cordialmente. Accidenti a te, mi hai fatto commuovere. Tieni, amore, firma, gioia. Terminato. Per piacere, Fatma, portami le pancerine di lana. Perché stai già male? Non credo che starò bene. Il solito esagerato. È un'indecenza che un detenuto non possa avere una camera a pagamento. Tenga, queste sono per il detenuto Carlo De Tommaso. È innocente, sa? Se glielo dico io mi può credere. Continuate a commettere errori giudiziari. Andiamo. Ma è tanto affezionata. Com'è difficile al giorno d'oggi conservarsi un uomo. Cammina senza vento, la di la non sedesse senza trama. La casa non va avanti senza grana, e senza grana non va avanti niente. Che pazienza che c'è.
Ma pure senza grana so contento. Perché se... Mamma mia, come si è fatto tardi, oh. E qui manco darsi dal letto è già notte. Primo! Ancora dovete cucinare, signore? Con gli orari di mio marito non ci si capisce niente. Io stamattina non ho voluto piare le zucchine perché erano troppo piccole per farle ripiene. Ah, mio marito se non sono ripiene non se le mangia. Beh, però sono fresche perché ci hanno il fiore in bocca. Quelle con mezzetto di carne riempite tutte. Chissà dove è andato a finire, figlio mio. Primo! Ma come vi viene bene il bucato a voi? Che ci mettete? L'olio de gomito, signor. Saranno i muscoli, ma certo che l'uomo la va più bianco, eh? Tiro la liro la la, tiro la liro. Scendete! Ti fa portare mai tuo padre? E che te scemi, ragazzini, mica la posso portare. E allora, mamma, ho detto a mio padre che questa mica serve per divertirsi, ma per non lavorare. Primo, vieni su, ne. E stai saluta, la lambretta! Compriamo un'altra! Andiamo, vieni su, che è tardi! Tiro la liro la la, tiro la liro. E quando che una donna c'ha due amanti e tutti e due non li può far contenti. Milena, te le porti tu pesche? No, che poi non me le mangio. Se mi viene fame mi piglio qualche cosa fuori. Ma la frutta la devi mangiare che contiene le vitamine, no? E il caffè piuttosto te l'ha fatto un po' più forte perché quello di ieri non sapeva di niente. Ma pure tutto sto caffè te fa male. Sa almeno da abituarsi a piallo d'orzo. Te fa bene lo stesso e rinfresca. Ma il caffè una certa ora mi tiene su. E vabbè, te tiene su, però poi te spacca i nervi. Me aiuti a chiudere la lampa? Sì, gira. Non c'hai bisogno di tenerte su niente. Dai, Mona. Che borsa prendo? Quella di vernice o quella di serpente? Beh, questa di vernice mi pare più indicata. Ah, gli ha fatto a venire su. E portate un golfetto che più tardi rinfresca. Papà, stasera posso venire pure io a accompagnare mamma? Ma allora non ti contenti mai? T'ho fatto sta giù fino adesso? Va, comincia a lavarti le mani. Ma io perché ci posso venire? Perché i bambini per bene la sera stanno a casa. Adesso tu te guardi la televisione e aspetti papà che torna subito. Va bene? Su, dammi un bacio. Che c'hai? Non mi vuoi più bene? Non ci stai mai a casa. Se per stasera non vai a lavorare, ti prometto che me lavi tanti da solo. Senti, domani è domenica. Andiamo al mare e stiamo tutto il giorno insieme. Sei contento? Dopo, ti posso telefonare? Sì, ma una volta sola. Sennò poi il padrone mi sgrida, va bene? Mamma, prima di andare via, mi racconti una favola? C'era una volta una signora cattiva, cattiva, cattiva. Uè, c'è Milena? Quella prima delle 9 non arriva, ma starà qui tra poco. Ma non ritarderà mica, vero? Tesoro, l'orologio con la firma ancora non ce l'avemo. Siamo impiegate stradali. Eccoci qua. Ciao. A Milletti, cercavo quel geometra di Brescia. Chi è? Te l'ho detto che è quello che mi vuole redimere. Ma con tutti i balletti verdi che ci sono a Brescia, questo c'è via Roma per redimere la gente. Ma gli hai detto che sei sposata? No, poveretto, se sa che sono sposata, chissà come la prende. Un po' di illusione romantica ci vuole. Sì, per ogni da tanta confidenza, eh? Fai il tuo lavoro, seriamente, ma cerca di fargli capire che con te non c'è niente da fare. E chi lo guarda? E non fa l'alba come al solito, che domani mattina ci dobbiamo alzare presto. Dammi un bacio. Ciao. Fai la brava, eh? E non montare sulle macchine dove c'è più di un uomo, che oggi gira un sacco di gentaccia. Come va, Virgi? Ah, 3 ore che sto qua, sì. Si è fermato solo uno del cinema velato col baschetto. Voleva sapere quanto guadagniamo per sera, ma che gli frega la gente, dico io. Ti guarda che t'ho portato. Queste ne pigli 2 al giorno, che sono una mano santa per i reumatismi.
Io ho sempre le braccia a molle e mi sono passati. Che fortuna che ci ha avuto Millena a trovare un uomo come te. Sì, però se state sempre vicino ai fontanelle, è inutile che vi porti le pillole. Io gli ho detto a Bruno mio di sposarmi, ma lui mi ha risposto che l'uomo ha da essere uomo e mi ha mollato pure due schiaffoni. Angeli! Che aspetti Milena stasera? Magari. Se non ci avessi il pupo mi piacerebbe di seguirla un po'. Chissà come sarà cresciuta. Tra un mese fa la comunione. Che caruccia. La pupa mia l'ha fatta l'altro anno. Ha voluto il vestitino d'organdis e io ho dovuto fare il rinfresco a tutte le compagnucce del collegio. Certo che deve essere costata una tomba. Sì, però l'avessi vista. Sembrava proprio una sposetta. Beh, no, noi facciamo una cosa più raccolta, giusto fra noi intimi. Anzi, se venite mi fa piacere. Tanto per dare un tono alla cerimonia. Ciao, Ciao. Attento. A star lì dentro mi so tutta rintorcinata, mamma mia. Sei troppo alta per le 500. A ricordo di Cannetta, a forza di lavorare sull'utilitarie, a 30 anni è diventata coppa. A Cicè, sei libera tutta? Scusi, che santo sta via San Teodoro? Subito, lei prende qui per via Bucimazza. Via Buci che? Ah, andiamo bene. Guardi, lei segue il marciapiede dove ci sono tutte quelle signorine. Arriva fino in fondo dove c'è una bruna bassetta coi capelli alla bardò. Lì svolta, prosegue dritto fino a una bionda magra però col petto sviluppato. Quella è San Teodoro. Bionda magra col petto sviluppato? Sì. Prego, prego. Ciao e buon proseguimento. Ciao, buonanotte. Ma vivere per gli altri è la destinazione della donna. Nella felicità degli altri deve trovare la propria. È solo così che si rinsalda la famiglia e logicamente la società. Poiché i sentimenti che costituiscono la felicità pubblica si formano nelle famiglie, non c'è niente da fare. Queste sono le basi. Io lo sto a ripetere già da parecchio. Si è addormentato con la televisione accesa. C'era tribuna politica. Una volta ti faceva ridere tanto. Ma non c'è stato quello con gli occhi stati. E sul secondo canale che faceva? C'era il concerto. Che peccato. A mamma gli sarebbe piaciuto tanto. Papà, c'ho sete. Vuoi un po' d'acqua che pizzica? No, preferisco il latte col pane dentro. Ah, e questa maglia mi sete? Aspetta, va, te pio un po' di latte. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. 1:45. Ore 21:45. Ma che stai a fare? Ho sentito la voce di mamma. A me è arrivato papà. Ma che sei matto? Non si può parlare a mamma. E poi la fai pure soffrire perché non te può rispondere. Perché non può rispondere? E perché? Perché il suo è un lavoro di precisione. Se ti risponde a te, gli è un par minuto. Vieni a dormire, vieni. La voi piantate fa tutto sto rumore. Devi far piano, se no mamma si sveglia. Ma se non si sveglia quando ci andiamo al mare? Lasciamola riposare ancora un pochetto. Stanotte ha fatto tardi. Intanto papà prepara il da mangiare. Ma io voglio andare in trattoria. In trattoria ci andiamo, ma prendiamo solo il primo e il vino. E la frutta? Mannaggia, mi sono scordato di comprarla. Vogliamo fare una sorpresa a mamma? Adesso vai giù e gli compri un bel cocombero. Papà, perché non ci vai tu a lavorare perché le mamma? Perché do lavoro a mamma, gli uomini non li pigliano. In guerra però pigliano solo gli uomini, è vero? Ecco, bravo. Oh, lo vedi che hai capito? Gli uomini si devono risparmiare per fare la guerra. Tu l'hai fatta la guerra? Oh, ma tutto io devo fare. Va a comprare cocombero, cammina. E sbrigati se non me ne vado. Papà, posso comprare pure un lecca-lecca per me? Dai, Sam, ma dove te credi che li pio i soldi io? Nella polpetta di mamma. Che fia della... Sì? Sei sveglia, amore, vengo subito. Il bambino piangeva stamattina. Sì, quello fa piangere a noi. Oggi vanno a mangiare in trattoria. Beh, portiamocelo, no? A me bisogna stare attenti a non allargarci troppo. Mica perché siamo due soldi da parte e li dobbiamo buttare. Tu sei come un giocatore di pallone, a una certa età finiscono in Serie C.
Io non ti voglio mica vederti burtino terzo, no? Beh, mica tutti i giocatori fanno la fine che dici tu. Mettono su un bar, aprono una tabaccheria. Io invece pensavo a una copisteria, ci sono meno spese. Prendi quattro ragazze giovani, le metti a batte. E allora cosa c'entra la copisteria? Ah, mi le abbatte, con le macchine da scrive. Mi lavi la schiena, per Ma favore. Certo, amore, te lavo tutta. Pronto. Che è sto livido? Dove? È qui, proprio sulla chiappetta. Ah, sarà un pizzicotto, quello di Brescia. Ma che pizzica pure? Ma non lo fa mica per cattiveria, sai. Ogni tanto si arrabbia per la vita che faccio e gli pigliano 5 minuti. Secondo me questo è ambizioso. Dove sta, primo? È andato giù a comprarti una sorpresa. Sono 2 o 3 giorni che mi sembra strano. Non si sentirà un po' solo? No, è lei da critica. Adesso vorrebbe sapere tutto. Oggi mi ha chiesto perché io non lavoro. E tu che gli hai detto? E che gli devo dire? A volte i bambini fanno certe domande imbarazzanti. Forza un po'. Beh, certo che forse un po' solo si sente, ragazzina. Amilei, gli volevo dare una compagnia. Oh, sta buono, cosa fai? Ma come che fai, Amilei? È quasi un mese. Non è mica colpa mia, no? E che è colpa mia? Quando sei sveglia tu dormo io. Quando sono sveglio io c'è ragazzino. In fondo sono tuo marito. Se tardavi un altro pochetto mi sfogliavo. I soldi non l'ha voluto il cocomeraro. Ha fatto mangia gratis sotto vetta del cocomero. Dice che poi passa mamma a pagarlo. Che quartieraccia, oh. Quello sono 3 giorni che sta qui, già sa tutti i fatti nostri. Apri, dove puoi andare? Ciao belli. Fallo bere qua. Apri, cominciamo con le fermate, eh? Ma sai che di giorno non la riconosco sta strada? Ah, sì? È tutta diversa. Chi l'aveva mai notata quell'osteria? Eh beh, certo. Voi siete come le guardie notturne. Guarda, quello è l'angolo di Virginia. Però è meglio Virginia. Vero, signor? Andiamo. E so 2. E no, lì no, vai dietro un albero che c'è gente. E lascialo stare, è un bambino. Mi piace che si abitua al pudore. Vabbè, ma sono cose che si acquistano crescendo. C'è una bella targa tedesca, eh? Che gusti volgari che c'hai, sembra una battona. Che vuoi? Faccio le montagne, guarda come vado alto. E grazie, con tutto il cocomero che ti sei magnato. Hai chiuso il rubinetto? Dire battona? È una parola straniera che significa... Una donna ordinaria, brutta. Allora la maestra mia è una battona. Sì, ma è meglio che non glielo dici. Ciumaghella, ciumaghella dei trastevere. Ti piace, Pri? Che miracolo che ha fatto mamma tua. A creasto non plu sur tra d'armonia. Amilei, stai sempre lì. Te sentivo più. Ciumaghella, ciumaghella de Roma mia. Se un pittore de volesse pittura, butta tutti i pennelli e sta a guardare. Ma che sta a guardare? Apri, già c'avevamo un ammiratore. Ciumaghella, ciumaghella di Trastevere, tarariro, larariro, lallallero. Rara. Vadi, vadi pure. Ma che hai visto, ma una lambretta? E passa. Ma dove? Che macchina è quella? È una Fiat nuovo modello. No, è un Austin Innocenti Spider 1100. Ah, è un Austin. E questa? Boh. È una Morris M3. È molto comoda, ha i sedili ribaltabili. Milena, c'è il bambino. Dai, è un'altra fermata. Ma che fate, lavorate pure la domenica? Che gli racconterete poi al Padre Eterno? Gli raccontiamo che c'avevamo fame. E già.
Però mi lei se mi trovassi il lavoro pure io. Che dici te? Anche un posto da 50, 60 mila lire. Sì, e poi chi ci bada la casa? Chiamo una cameriera. Per fare tutte le cose che fai tu, di cameriere ce ne vorrebbero almeno 4. Altro sì. Che le tue 50, 60 mila lire. Lo stipendio, il da mangiare, la tredicesima, più tutto quello che ti rubano. E poi vuoi mettere l'educazione che dai tu al bambino con quella di un'estranea? Purtroppo è vero. Però voi donne mi fate paura, eh. C'avete una forza, uno spirito di sacrificio che noi uomini manco ce lo sogniamo. E lo dici tu che tutto il giorno sfacchini per casa? Ma per me è naturale, quando sono le 5 di mattina mi si aprono gli occhi. Perché voi donne che lavorate fuori, manco ve l'immaginate quello che c'è da fare dentro una casa. Amile, ma tu a me mi trovi normale. Perché? No, niente, niente. Grazie, Nati. Nati, Nati. Sono 1000 lire. Ma l'altra domenica ho pagato 600. Se vede che avrà preso un turno solo. Sì. L'altro turno comincia fra un'ora e mezza. Che facciamo? Beh, fai un po' te. E va bene, mi dia questa cabina. Era l'ultima, credevo che stavate insieme. Ma scusi, c'ero prima io. Eh no, lei era indeciso sul turno, se n'è pure andato. Io mi sono semplicemente voltato. La cabina è buona pure per 4. E vabbè, buona pure per 4, ma chi conosci? Mamma, che dici? Beh, tanto è solo per spogliarci, no? Sì. Possiamo anche dividere. Così risparmiamo pure. Ah, io ci sto, grazie. E per me te, Filippini. Piacere, sono 500 lire. Piacere. Primo, dove sta? È già entrato. Beati loro, per spogliarsi non hanno certo bisogno della cabina. Noi invece dobbiamo pagare, purtroppo. Ce l'hai, signore? Sì, ce l'ho io, ma è di tutte e due. Quirino, prendiamo l'ombrellone, per favore. Certo. Mare si viene per prendere il sole. Non lo so, ma io ho la pelle così delicata che mi dà fastidio perfino la luce del giorno. Che buon odorino. Paglino! Adesso, mio marito è un po' debole di stomaco. È entrato io, non si sa mai quello che ti danno. Sembra di intuire che la signora è molto brava. Veramente è mio marito che cucina. Ebbè sì, è un po' il mio hobby. C'ho la passione per la cucina. A bagnare, cabina 26. L'ultima giù in fondo. Grazie. Ce vogliamo spogliare insieme noi due, signora? Mia moglie è un po' all'antica. Con gli estranei si vergogna. Vadino, vadino intanto loro. Sì, grazie, facciamo subito. Primo, ti allontanà che te do un cazzotto, eh? Guarda che non ha sganciato, sì. Non ha sganciato, cerca di fargli capire. Ma lasciali stare, poveracci, per 500 lire. E sono 500 lire, pare che ti sudi. No, non ne posso. Oh, non ci spalleranno mica la cabina prima che ci spogliamo. Zitto! Abbiamo fatto presto, vero? Se si vogliono accomodare, intanto io mi occupo dell'ombrello. Ecco, bravo, se no occupi lei, eh. Cara? Eccomi. Ho fatto, scusate. Prego, signora. Scusate. Grazie. Eccomi. Sembravano tanto affiatati. E beh, per litigare bisogna essere affiatati, se no qua non trovano accordo. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo litigato noi, Milè? Il 24 aprile del 58. Quando ti trovai quel cuoricino di seta in saccoccia. Sì, però ci avevi torto te, eh? Io gli avevo detto che ero sposato. Tant'è vero che cambiai subito fruttarola. Ti ricordi quando ti vergognavi di farti vedere nuda da me? Ma mi vergogno anche adesso, sa. Perché? Perché ti voglio bene. Ma attento che se mi tradisci ti tradisco anche a me. Davvero? Beh, non lo so. Andiamo, va. Sennò chissà cosa pensano che stiamo a fare qua dentro. Però una volta le piaceva in cabina. Una volta eravamo più incoscienti. Quanta era bella l'incoscienza. Papà! E mo? Papà! Papà! Ragazzi, sto delinquente! Che? Dove vai? Ma che fai, mio figlio? E se ne vanta pure! Ma perché? Niente, il bambino la voleva picchiare. Ma come ha fatto a rimessa la mia cabina e mi ha bagnato la testa? Esagerate, come ha fatto? Ho fatto le montagne, papà! E beh, bisogna capirlo, è un bambino. Lei da piccolo non ha fatto mai le montagne. Ma che montagne? Non so neanche cosa sono. E allora si capisce perché è così severo. Però le montagne si fanno sui muri, sulle cabine è pericoloso. Come ti ha insegnato, papà? Signore, senti un po', per l'ombrellone ci vanno 500 lire. Ah, e dove sta l'ombrellone? Eccolo là, quello che ha pigliato l'amico suo. Scusa, ma i soldi ti potevi far dare da lui? Ah, mi ha detto cabina 26. Ah. Lo stabilimento è abituato a farsi le paghe anticipate. È giusto, quando c'è la fiducia. Ecco le 500 lire. Grazie tanto, signor. Speriamo che a quello gli aveva voglia d'annare sul motoscafo. Scusa, lo reggevi solo un momento. Non sono venuto al mare per fare la paglia. E ridammelo, vuol dire che ci vado più tardi. Yeah. Si potrebbe avere un pezzettino d'ombra regolarmente pagata?
Prego, signora, prenda pure il mio posto. Giusto, io devo telefonare. A chi voglio telefonare? A chi mi pare. Lo vuoi fare un mese? Zitto, bello de mamma, buono, buono. Non sarà che lo tien troppo pesante? Avrà caldo? No, signor, questo sembra che capisce. Lo dia qua un po'. Sì. Ecco. Eccolo. Che bella creatura, che Dio la benedica. Ce n'ho quattro. Ah, sì? Uno adesso sta in colonia e due sono rimasti a Roma con mia madre. Sa come li chiama mia madre? No. I figli della colpa. Oh. I figli della colpa? Sì. La colpa di chi? De mio marito. Perché? Per fare il comodo suo mi mette sempre incinta. Ah. Vede, io per esempio adesso ci giurerei. È andato a telefonare alla sua amante. Eh. Quella donnaccia di strada. E mo perché offende, scusa? Come stare, no, che c'entra, si fa per dire. Ma bisogna distinguere. Un conto sono le amanti fisse che rovinano le famiglie e un conto sono quelle di strada. Ah, sì? E c'è. Ma che dice? Quella se via mio marito. Appunto, signora, le sto dando perfettamente ragione. Quella di suo marito è una vera donnaccia. Ma le altre no. Le altre sono le valvole di sicurezza. Le vere alleate delle mogli. Anzi, quando i mariti tornano a casa, sono pure più affettuosi di prima. Perché ci hanno quel sensino di colpa, capito? Ah, dice. Mi creda, signora, non ci sono soldi per pagare quegli angeli della strada. Si è addormentata. Ha visto? Meno male. Signora mia, che devo fare? Me posso dividere? Si potrebbe mettere da sola. Lei è ancora carina, sa quanti ne trova. Su, non dire stupidaggini. Perché? Mica è brutto. Dai, Esa. Lo vedi a forza di mangiarsi le unghie che ci rimane? La testa. Papà, posso fare il bagno? Sì, cerca di non affogare nessuno. Attento. Oh, scusa. Mannaggia, mi dispiace. Ciao. Ah, un gaffa. Stanotte, mentre facevo il bagno, un motoscafo non mi ha visto, mi ha investito e sono finito all'ospedale. Ma guarda, ti fa male. Ah, io quasi quasi sapete che vi dico, alla faccia vostra mi faccio un bel bagno. Ah, vedi che scherzo. Quirino. Ai, oddio, mi sono fatto male. Ma dai, levati questa cosa che mi fa impressione. Ma che sei venuta al sole? Eh sì, non ce la facevo più. Sì. È tornato il marito, quella poveretta si è messa pure a piangere. Che disgraziato quel bassetto, eh? Ma perché se sposano, dico io? Qui però picchia. Andiamo a cercare un po' d'ombra. Ci ho pagato pure ombrellone. Primo, vieni qua. Primo, ma che stai qua? Ti sono scambiati i piedi. Ma che te frega dei piedi? Guarda le cosce. Scusi tanto, morì. A me guarda un mameluppo. Non sta troppo in acqua che ti fa male. Ha visto che bella negretta? Però negra ti piaceva lo stesso. Certo. Però quando ti baciavo poi magari pensavo che tuo padre era un cannibale. E mi piava paura. Che guardi? Mi piace quando parli. Sì. Mica per le cose che dici, sai. Ma per come muovi la bocca. Perché? Come la muovo? Bene. Sì. Ciumaghella, ciumaghella de Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato non più sortra d'armonia. Ciumaghella, ciumaghella de Roma mia. Ma guarda un po' quella lì, c'ha tutto del foro, ma non si vergogna. Però vedi, quando pomicia se va a nascondere. Se un pittore te volesse pitturare, butta tutti i pennelli e sta a guardare. Che occhi profondi che c'hai. Sì, una volta. Ma io perché ti piace? Perché sei leale. E poi? E poi perché pensi solo alla famiglia. Beh, certo, ero più bello 10 anni fa, quando ci siamo conosciuti. Se ti incontrassi adesso così come sei, ti sposerei subito. Sì. Anche se mi incontrassi la sera per strada. E come ti posso incontrare? Tu non esci mai, stai sempre a casa. Vabbè, vieni a vedere! Che? Piccere per te, non disturbare i signori che si baciano, gioca. Però sto ragazzino vi è su troppo ingenuo, si meraviglia sempre di tutto. Primo! Mannaggia! Se può mangiare un pezzetto di pane in pace, eh? Ragazzi. Primo! No, ti prego, andiamo via. Non capisco, ma... E tu
Non scappi, vieni qua. Sequenza Santi Evangeli secondo Matteo. Gloria a Dio. Fini lo tempo la cessarono i discepoli degli esami dicendo se questo su scevere di imparvero d'anime non mi hanno mai a nessuno. Laudio di Dio. Credo in Dio Padre. Che fortuna, si può anche sentire la messa. Io ho fame. Zitto, dopo mangiamo. Adesso facciamo il dovere nostro. Vabbè, perché sto prete è rimasto senza chiesa? Dai, Esa. Chi è stato cattivo? Ma no, a chiesa ce l'ha, ma l'estate la gente va al mare, al fedele bisogna stargli appresso. E anche così, in mezzo alla strada, Gesù ti perdona lo stesso. Certo, sta buono un momento adesso, sta zitto. A me gliela fanno la contravenzione al prete nel mar di Vieto de Sosta? Senti che domande che fa, fallo sta zitto. Beh, però mica c'ha torto. Bisogna rispettare il Vangelo, ma pure il codice della strada. Iete supplicazione propizia cui us non donasti patrocino di uari, per Domini nostro Gesù Cristo, figlio tuo, te come unitate, Spirito Santi Deus, per omnia secola secolorum. Amen. Vogliono vedere quello che sta al campanello. Vieni, mettiti il fazzoletto in testa. Sei in testa. Però pure te sei indecente. Ma io c'ho la medaglietta. Che sta a salutare te quello? Ma che è vostro birillone? Ah, sì. È uno che ha fatto il soldato con me. Con permesso. Wayne non mi riconosci. Scarpetti, 84esimo fanteria. Lo so. Come stai? E come devo stare? Con 20 anni di più. Beh, però sei rimasto tale quale. Ah. Io sono cambiato. Mi sembri mio nonno. Sto a cercarmi moglie. Ma già tu non la puoi conoscere. Allora eravamo scavoli, eh? Ah, anche te ti sei sposato? Mm. Senti, io ho una casetta in affitto, perché non vieni a prendere il caffè dopo mangiare? Grazie, ma sto qui con la famiglia. E beh, vieni con loro, sto vicino in via Giulia Nova 280. Grazie. Dai, vieni che mi fa piacere. Ma non te lo prometto però, eh. Scusa, ma vai. Devo cercarmi. Fai pure. Laura. Buona, me ne metta da parte il piattino. A cameriera, ma sto dando. Appena è libero vediamo, dammi sta frittura. Sì, gentile, ecco. Che c'è un bambino. Ma tu guarda se si alza nessuno. Ci si fanno pure la pennica. Che te sta a dire sto ragazzo? Le solite cose. Aprimo, ti è bello, di al cameriere se te lo metto in fresco, eh? Ah, se vuoi continuare con me, io sono il marito. Ma che vuoi? Eppure mi pare un ragazzetto d'esperienza. Ma come vedi una signora con un bambino, dico ciu. Che speravi? Che abbandonasse tutto per venire con te? Ma che ce l'hai con me? Vai. Leva la mano. Non pensa alla mano, pensa a fatte un bagnetto, va. Se non me va? E se non te va, te ci porto io per la manina. E se mi fai capricci, te imparo pure a far morto. Ma ringrazia Dio che potresti essere mio padre. E può essere, date il mestiere che faceva tua madre. Oh, pardon, signora, sono ragazzacci, sa. Allora vediamo le nostre specialità. È pronta la zuppa di pesce? 3 zuppe di pesce. Io non la voglio il pesce, voglio l'antipasto al pollo. E te pareva? Potevi scegliere qualche altra cosa che costava più caro? Allora, 2 zuppe di pesce e una porzione d'antipasto che ce la dividiamo mentre che aspettiamo. L'antipasto? 1 tutto per me. E contentalo, 2 antipasti e per me fettuccine al sugo. Dopo la zuppa di pesce? No, invece la zuppa di pesce non la voglio. Allora, 2 antipasti, una zuppa di pesce e una fettuccia. Ma come siamo al mare e prendi le fettuccine? Al mare si viene per mangiare il pesce, no? Forse, però il pesce non è tanto buono, viene dal Giappone. E che specialità c'è? La zuppa di pesce, ma è quella che è. Un momento! Per favore, volete ordinare che c'è altra gente? Vabbè, allora mi dia le fettuccine pure a me. Allora, 2 fettuccine e 2 antipasti. Le voglio pure io le fettuccine. 3 fettuccine. No, che 3 fettuccine? Che te mangi una porzione di fettuccine da solo, tu? Beh, non le mangio, le finisci tu. E certo, io sono monnezzaro. Scusi tanto, eh. Io rinuncio alle fettuccine. Ne porti solo 2 porzioni. E a me mi di addirittura il secondo. Ecco, questi messicani in bianco. Allora, 2 fettuccine, oh. 2 antipasti. Sì. Un messicano in bianco e un pollo. Quale pollo? Quello che ha ordinato i bambini. E lei sta a sentire il bambino? Il pollo lo mangiamo tutti i giorni. Non è vero. Sta zitto, lascia fare a papà.
Porti i messicani pure a me. Al posto delle fettuccine? No, no, le fettuccine mie le mangia mio marito. Io mangio solo i messicani. Allora devo cancellare anche le altre fettuccine. Ma tesoro, perché ti vuoi privare delle fettuccine? Che sono i messicani? Sono dei rotolini di carne col prosciutto e l'uovo dentro, non è così? Insomma, dovrebbe essere così. Come dovrebbe essere? La domenica ci arrangiamo con quello che c'è in cucina. Beh, ma allora i messicani ti mangi te. Ma insomma, che se può mangiare sta trattoria? Senta, facciamo una cosa. Vi fidate di me, vi porto io quello che trovo di buono. No, ma gli vale di scusa, che me porti? Ma guarda questo. Poi dice che uno non viene in trattoria. Ma vabbè, perché intanto non ordiniamo l'acqua minerale? Oh, ma vuoi finì? Ma sempre a chiede stai? Amile, ma sei sicura che questo è il fio nostro? Non sarà mica per caso il fio della Gagan? Fanno Catone, vorrei vederlo. Perché? Mi ha detto Virginia che ha pianto come una fontana. Dice che parla di un poveretto che vive alle spalle delle donne. Sì. Ma si innamora di una e smette. Poi si mette a cercare lavoro e muore. Cerca lavoro e muore. A me mi pare una storia tanto inverosimile. Ecco il vostro brodo. Signor, attendo che scotto. Ma con sto caldo ci porti il brodo, e i fettuccini? Quelle sono finite, mangiatevi il brodo che è buono. Ma che in brodo. Africa mangiano roba bollente per combattere il caldo. E beh, io non sono abituato in Africa. E poi se ti asciugavi prima evitavi di allungarlo, c'è su di te. No, io sono stato attento, casomai il cuoco, poveraccio, quello è tutta una pioggia di sudore. Ah, sì. Dai, sciabo. No, magna, vieni, a riportare il cuoco. Via che c'è manca il sale. Forse con un'altra bella sudata vi è più saporito, va. Non va arrabbiata. La domenica al mare la dovete prendere anche un po' sportivamente. Certo, io sportivamente la prendo. Ma ci mangiamo pane e frittata che ci siamo portati da casa. Lui si mangia le unghie che gli piacciono tanto. Portaci solo mezzo litro e il cucumero. Più sportivi di così c'è voi. E poi se te va ci andiamo a piamber caffè da scarpetti, quel birillone di stamattina. Se ti fa piacere. A me non mi va di venirci. Ha ragione, povera creatura. Una volta che lo portiamo al mare, l'andiamo a rinchiudere in una casa. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Tutto quello che dice lui. Io voglio giocare sulla spiaggia. Io mannaggia. Ma che fai, mena adesso? Ma chi gli mena? Vieni qui. T'ho detto vieni qui. Un giorno di questi ti vengo per davvero, via tessa. Sta a sentire. Se te lascio dai filippini, mi prometti di star buono sulla spiaggia, di non allontanarti dalla cabina, di non dar fuoco allo stabilimento? Sì. Speriamo. Se non sta qui, via Giulianova è finita. Ma questo sei 280. Ah, faceva prima di che stava a Terracina. No, no, ma non deve essere mica qui, sa. Prego, desiderate qualcosa? No, forse ci siamo sbagliati, cercavamo casa Scarpino. È qui, accomodatevi, sono la moglie. A lei sarebbe... Piacere. Piacere, questa è mia moglie. Piacere. Accomodatevi, chiamo subito Cesare. Grazie, venga. Molto gentile. Prego. Magari se stare a fare una pennichella, ma mi ha invitato lì di morta. Ma che razza di scherzi del capo. Te lo ricordi, me lo facevi sempre te. Vabbè, ma la signora si sarà fatta male, no? Ah, sei fatta male, momo, no, vero? Non ti preoccupare, ma che te frega, tanto è mio socio. E vabbè, tu suocera, ma mica la vuoi ammazzare. Il mio vecchio commilitone ha fatto il soldato con me, Narezza, ma che vuoi, dà la mano a tutti. Ma saluta romanamente, sì, mettemesi a cantare pure giovinezza. Molto carino qui. Sa. Giusto perché Cesare deve fare avanti e indietro, altrimenti con quello che costa me ne sarei potuta andare a Rapallo o a Portofino. Ma questi mariti che lavorano sono proprio uno strazio, vero? Beh, io non posso proprio dirlo. C'è un paio di stanzette, una bellezza. Sposati da poco? Abbiamo un figlio di 5 anni. 5 anni, perbacco! Ti faccio preparare il caffè? Con piacere. Si accomodi, signora. No, no, grazie, sono comoda così. Io invece sono sposato solo da 3 anni. Vabbè, come noi. Come sarebbe? Ci avete un figlio dei 5 anni. E che poi un figlio bisogna essere sposati. A Scarpino. Ah, avete fatto la prova prima. Già. Come in Svezia, brava signora. Così dopo niente sorprese, Ma noi stavamo bene anche senza essere sposati, vero Quirì? Sì, l'abbiamo fatto per il bambino, sai. Bravi, bravi. Anch'io sono moderno. Mia moglie poi è più moderna di me. L'ho capito subito. Possibile che non siete mai stati a via Bucimazza? Sarà una rassomiglianza. Laura, puoi venire un momento? Ma lei ti ha riconosciuto? Perché è passato più di un mese con tutti quelli che conosce ogni sera, come si ricorda. Però io a lei me la ricordo bene. Sai che ha combinato quel cretino di tuo marito? Cosa? Domandalo un po' a lui. Laura, conosci la mia serietà? Signor, se lei è riuscita a convertire un tipo come questo è proprio brava. E cosa c'entra? Ci vogliamo bene? Ma che vuol dire? Anch'io voglio bene a mia moglie. Ma da questo essere fedele e poi è un tipo come te. Ti ricordi come te chiamavano? Stantuffo. Scusi, signora. Cesare, puoi venire un momento? Ah, sì, sì, scusate, vengo subito. Milena, stai composta, lei vede da lì. Ma perché, cosa c'è? È un lampione. Ah, scusa, non l'avevo visto. È proprio un birillone, eh?
Ragazzi, se non è mica vero, mi fate fare una figuraccia. Ma domandalo a Emo. Cesare, non voglio mettere in piazza le mie avventure amorose, ma te lo assicuro. Zitto, che c'è mia madre. E tu cerca la maniera di mandarli via. E vabbè, se proprio insistete, ce lo dirò. Non ne posso più, quest'uomo mi mette in certe situazioni. Mirino. Dimmi. Senti un po'. Che c'è? Ma che mai combinato? Che ho combinato? Mo dovevo immaginare che me li facevi una delle tue. Scusa, ma non afferro. Ma come me porti a casa quella e me la presenti addirittura come tua moglie? No, ma quella è mia moglie veramente. Dici la vera? E certo. Ma allora cosa ha detto quel cretino di Emo? Emo! Ma no, lascia perdere, evidentemente sei sbagliato. Ah. Quello ci vede pure poco. Sai, ha scambiato tua moglie per una ragazza di via Sistina. E no, non può essere. È quello che gli ho detto anch'io. Io conosco tutte quelle di via Sistina. Non ce n'è nessuna che somiglia a Milena. No, e poi mia moglie lavora proprio da tutt'altra parte. Non so se c'hai presente via Bucimanza. Ma allora è vero. Ma di che siamo sposati? Te dico di sì che te sto a dire bugie. Ma come hai fatto? Beh, sai, i primi tempi non è stato facile, eh? È una vidaccia, io lo dico sempre. Stanno sempre esposti all'acqua, al vento, non ce n'è una che sta bene. Io non faccio altro che portar pillole. Ma d'altronde lei lo fa con serietà, con passione. E allora, caro Scarpetti, io penso che nella vita ognuno deve fare quello per cui è più portato. E tu? E beh, io mi sono dovuto accollare tutto il peso dalla casa. Io non sapevo cucinare d'uova, eh? Invece adesso faccio certi pranzetti. Per fortuna che ho scoperto che mi piace. È tutta questione di buona volontà. Ma che mi guardi come un matto? Oh? Non ti piacerà mica pure a te come muovo la bocca? No, sono un po' frastornato da quello che mi dici. E beh, te capisco. Non è mica da tutti, eh? Bisogna volersi molto bene e abituarsi a dormire da soli. Tu io faresti fa la tua? Io no. Oi, vabbè, è questione di carattere. E beh, certo, il carattere è sempre un ostacolo, eh? Però, scusa, io adesso non me lo voglio portare come esempio. Ma secondo me tu essere così rigido fai male. Eh sì, perché nella vita coniugale si possono sempre avere delle sorprese. Ma che sorprese? Io figurati di mia moglie, so tutto. Ah, sai tutto. E allora se lo sai va bene. Cesare, non lo prendi il caffè? Ah, sì, il caffè, tu lo prendi? Sì, mo vuoi dare, dico, ma hai invitato per questo. Pirino, dobbiamo andare, sì. C'è il bambino che ci aspetta. Ah, già, il ragazzino. Quello sì che mi dà pensiero, un pevetto di niente. A proposito, siccome alla fine del mese fa la comunione, no? Allora noi diamo una festicciola fra amici. Se volete venire, te la signora, mi farebbe piacere. Beh, guarda, io sto sempre a fare avanti e indietro, non c'ho mai un minuto di tempo. Sì, allora può venire la signora. Senza mio marito mi sentirei a disagio. E perché, signora? Non siamo mica solo uomini, ci sono tutte le amiche di mia moglie, voglia lei accompagnia. Forse mi sentirei ancora più sola. Sì, allora può venire con lui. Tanto Cesare ce lo sa. Di che? Cosa dovrei sapere? Io che ne so, lo saprà lui quello che dice. Ma perché? Me dovevi dire qualcosa? Io? No, io ho esteso l'invito anche a lui perché mi sembrava più corretto. Così venivate tutti e tre. Ma se la signora vuol venire sola c'è sempre mia moglie, mica gli muzzi. Beh, vedi, quindi... Sì. Mia moglie è abituata a uscire solo con me. Ah, scusa. Allora non ho capito niente io. Faccio sempre certe figure. Magari la signora si sarà offesa. Permetti che dica due parole di scusa alla tua signora. Non ce n'è bisogno. E noi invece gliele devo dire, signora. Mi pare doveroso. E cosa vuole dirmi? No, siccome lei ha parlato di disagio, quando stamattina l'ho vista dietro la cabina mentre che soffiava in bocca quel beccamorto laggiù in fondo. Ma come si permette? Signora, sorrida, sino Cesare, chissà che segrete che gli sto a dire. No, volevo solo dire che ho notato che lei ha molta classe. Perché non passa al professionista? Cosa c'è di tanto segreto? Niente. Te lo dirà lei, se vuole. Arrivederci a tutti, eh? E bevete pure il caffè mio. Cosa ti ha detto? Ah, niente, è stato molto carino. Mi ha chiesto scusa. Stia attento al braccio. Oh, e mo mi avete scocciato con sto scherzo. Ma è roba da delinquente. Ma gli hai fatto male. E beh, se vedo che mi sono sbagliato. Che te sei fatto male? Ma che te muovi a fanatica, no? Vedi che non c'è ancora niente. Ma dove sarà andata? La patata? No. Ah, sta qui, Mile. Primo. Mamma, c'ho dov'è? Venga subito. Ti posso offrire un caffè? Ti piacciono le patate? No, a te ti piace il twist? Sì, ma preferisco le patate. Tu guarda sta burce. Vai dal ciccione. Ma che è sta? Ma chi gliela insegnerà ste cose? Sarà l'istinto dell'uomo. Aia! Che? Ho paura di essermi scottata tutta. Voglio vedere come faccio stasera a lavorare. Davvero, te sei scottata, mannaggia.
T'ho sbattuto una chiara dopo. Adesso te la metto sulle spalle, così ti asciuga tutto il calore. E ci rimane la puzza. No, quale puzza? L'ora fresca, amore. Lascia sta, ci metto un po' di porotalco. Sì, però ogni tanto te ne potresti stare a casa, vero? A me col fatto che lavori solo te, mi sta quasi a venire un complesso di inferiorità. Sì, con tutte le spese che abbiamo, come faccio a non andare al lavoro? Amelia, ma tu c'hai la febbre? Te la misuro? No, lascia sta. Eh già, fammi restare vedovo prima del tempo. Almeno ti potevi mettere le mutandine di lana. 100 volte non ti capisco. Sei tanto serio, poi ti metti a fare il bambino. Beh, allora sai che ti dico? A me non mi va più che fai sto lavoro. Eh già, e se non lavoro io, chi ci va a lavorare? Ci potrei andare io? No. No. A me mi sa che abbiamo sbagliato tutto. Oh, la gente ci guarda come se fossimo due anormali. E poi anche per me, quando dico che lavo i piatti, pare che faccio un lavoro disonorevole. Ma va. Io non mi vergogno, ma è chiaro che se i piatti lava una donna, è più normale. Ci vuoi provare a te, Mile? Ma che devo fare? Che devo provare? A lavare i piatti. Ma io non sono buona, non sono capace. Lo so che è difficile, ma con la buona volontà si fa tutto. Anch'io i primi tempi sapevo distinguere un cucchiaio da una forchetta, ma alla fine ho capito qual era la forchetta. E pianti i clienti all'improvviso? No, che improvviso? Diamo una bella festa d'addio, comunichiamo a tutti la tua dipartita e l'inizio della mia nuova attività. Ma quale attività se non sei buona per niente? Che vuoi fare? Quello che fai te, come imparare a cucinare, imparerò pure a fare questo. Ma che dici, sei un uomo? E vabbè, oggi come oggi sta a guardar sesso.